Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video di Pokémon con Light. Il Bonfi. Il signor Bonfino. Yeah. Niente, abbiamo fatto il torneo con Ricca lo scorso episodio, quindi è stato un episodio. Bello. È stato molto bello. È stato molto stallo. Sì, è vero, molto stalloso. Adesso porteremo un mazzo della nuova, già badato per la nuova post rotazione. Sì, per il post rotation. Esatto. E stiamo parlando di uno dei mazzi, visto che a noi piace, i mazzi più economici del momento. Ni. Beh, oddio, comunque ho sbagliato. È comunque abbastanza economico se non fosse per i dedenne e gli ipotetici giraci. Sì, che noi li abbiamo trovati per culo. Madonna, quanti mazzi tematici. No, tutti questi mazzi tematici, tutte le carte che da adesso dobbiamo ringraziare i nostri bimbi. Sì. Soprattutto i suoi bimbi del clan. È un bimbo di nome Lorenzo che ci ha regalato dei codici. Se volete ringraziare i miei bimbi del clan, vi lascio un link in descrizione di un video, andate a vedere. Va bene, ci sta. E quindi ringraziamo tutti questi bimbi che ci donano i codici. Grazie tante bimbi. Grazie. Vai. Il mazzo di oggi si chiama Mancia Perduta, perché a qualcuno piace, ha deciso, visto che i miei mazzi li propongo sempre, ha deciso Mancia Perduta. Il mazzo consiste nel mettere Pokémon principalmente, più che carte, però carte in generale, comunque per lo più Pokémon, nell'area perduta, grazie a vari effetti e vari strumenti, per poi infliggere tanti danni con una singola energia erba o con... No, di solito si può creare anche un Natu che fa lo stesso attacco di Jumpraff solo con due energie. Dato che purtroppo uscirà la doppia nella nuova, sì, espansione, la doppia uscirà perché questo mazzo è progettato per già per la prossima espansione, cioè per lo standard. Quindi, dopo la prossima espansione, se no ti non gioca neanche Guzman. Esatto. Quindi questa è ancora una fase embrionale del mazzo, perché non, sinceramente non so come montarlo, sì. Perché perdendo Guzman, perdendo soprattutto delle carte che ti potenziano anche l'attacco con Kukui, sì, ogni tanto purtroppo si inchioda. Però... quindi ho dovuto mettere purtroppo i giraci per farlo girare. Allora, vai. La lista del mazzo, Trambic, che voi direte non ha base né evoluzione, vabbè, lo giochiamo solo per abilità passo montano. Lui viene messo nell'area perduta, guardiamo la prima carta del mazzo dell'avversario, se è una carta aiuto, solo aiuto, non allenatore, solo aiuto, viene messa nell'area perduta insieme a questo Pokémon. Se no rimane in cima al mazzo. Sì, è comodo per cavare e la carta. Il proprietario del mazzo non può vedere la carta, ovviamente. Hoppip ci serve per fare la catena evolutiva, Hoppip e Skipum per arrivare a Jumpuff. Skipum invece serve sempre per arrivare a Jumpuff, ma questo Skipum è una delle carte fondamentali del mazzo. Perché grazie alla sua abilità, quando dopo averlo voluto da Hoppip, possiamo mettere lui e tutte le carte adesso attaccate, l'assegnate, quindi tutte, esatto, le energie, tutte le allenature, Hoppip stesso. Ho scoperto, che non lo sapevo, che cava anche i segnali di danno. Sì, certo. Non lo sapevo. E viene messo tutte le carte lui e tutte le carte adesso assegnate nell'area perduta, e poi prendere un Jumpraff dal mazzo e metterlo in panchina, comunque come Pokémon. Esatto. No, in panchina. In panchina. No, in panchina o attivo? In panchina. Cioè, metterlo in campo comunque. Sì, sì, esatto. E Jumpraff è il Pokémon principale del mazzo. Esatto. Perché Kuroki con un'energia erba poi va a toglierti infinito e mezzo. Fa fulmetto atomico. Esatto. Per rimanere in tema. Poi, come se diciamo non funziona la combo aria perduta, abbiamo altri Pokémon tipo Kartana, che hanno comunque un altro burst di danno. Che comunque con un'energia fa 10, se hanno... Sì, noi abbiamo rimasto 4 carte premio. Quindi esattamente, infligge 230 danni. 130 danni, scusate. Non è male. E poi delle volte succede fare anche l'effetto secondario. Esatto. Cioè finché non rimane a 10 il tuo nemico, quindi riesci sempre a, esatto, fare giusto per uccidere con un po' con quello piccolino. Sì. Poi c'è Basu e Feromosa. Si giocano principalmente per usare l'attacco GX. Perché se uno dei Pokémon del tuo avversario viene messo KO, fa 50. Se uno dei Pokémon del mio avversario viene messo danno KO da questi danni, da questi 50, prendiamo una carta in premio in più. Se quello se questo Pokémon ha almeno 7 energie extra assegnate, quindi però questo effetto non si vedrà mai. In aggiunta a quella del costo di attivazione, ne peschiamo 3 in più. Sì, quindi se è un alleato e abbiamo 7 energie su di lui, vinciamo. Esatto. Cioè è raro che le abbiamo 7 perché abbiamo poche carte energia. Ne abbiamo, esatto, penso addirittura meno di quelle che hai detto. Ne abbiamo 6. 6, quindi non riusciremo mai. È solo per il primo attacco. Sì, perché te ne imbolisci con loro. Esatto. E poi fai il mega attaccone e fai puff. Ci usa per far danni anche lui. E comunque ci sta. Esatto. E Molga. Si usa per prendere Pokémon in mano, perché con la sua abilità possiamo prendere un Pokémon che ha l'attacco e l'altro coccola dal mazzo e metterlo in mano.
E principalmente si usa per prendere altri Pokémon da mettere in mano, per poi usare il Mixer perduto. Mixer perduto ti fa prendere due delle carte che hai in mano e rimettere nell'area perduta. E se lo faccio, peschi una carta. Quindi tu con Emolga prendi un Pokémon, un altro Emolga principalmente. Esatto. Lo metti in mano e usi il Mixer perduto. Sì, delle volte lo uso, si può usare anche Emolga, quello, come si chiama, comunicazione Pokémon. Sì, ovviamente prendi un altro. Se tipo hai bisogno di un Jumper, se hai un Emolga in campo, usi l'abilità di Emolga, comunicazione Pokémon e ti prendi il tuo Jumper. O il tuo Skipum o qualsiasi Pokémon di genere. Vabbè, Girasio lo conoscete tutti, ti serve per prendere carte aiuto dalle prime 7 carte del mazzo. Questo mazzo si basa molto sull'aiuto, perché se non fosse per i mixer o comunque per il trainer sarebbe molto più lento. E anche e soprattutto per il Red Bull, che il Red Bull fanno molto. Che prendi un Pokémon base o un'energia, quindi a seconda di cosa hai bisogno. Fanno molto forte questo mazzo. E il Mew per poi venire danni in panchina. Perché ai nostri Pokémon. Contro, perché sennò tu ti prepari e rischi di perdere. Esatto, perché magari ti fanno un con. Vabbè, io adesso pago, se volete pago per il nuovo meta. Il Medicham che fa 40 danni in panchina. Weezing. Che Weezing secondo me si può tornare, eh. Sì, sì. Abbiamo una lista in mente per il Weezing, però non vi diciamo nulla. Aspettiamo, vediamo il test. Vediamo come può girare. I test, vediamo. Io direi che possiamo partire il mazzo. Sanno che bel mazzo che ha. Il gol. Penso sia un Zorak. Invece? Un buio psico. Buio psico, eh? Non ho visto l'altro tipo. Sì, deve lanciare. Jolla Jolla Bazooka. Cioè, ti spara. Vai, con che. Adesso non so, delle volte ama anche la croce. Inizia. No, devi partire per primo, devi partire proprio per secondo. Okay. Io perché vi dico, questo mazzo è principalmente di light, lo gioca anche in real life. Quindi a me mi divertirò a giocarlo per la prima volta. È la prima volta che gioco questo mazzo effettivamente. E mi sembra di non essere andato tanto bene. Quindi che devi andare? Sei andato per secondo? Sì. Ah. No. Devo, scusa, mi sono sbagliato io. Vabbè. Scusate, non fidate di me di guys. Secondo. Perché così evolvi subito. Vedi. Tutti hanno preso sta moda di giocarlo, ma non è forte, non è stabile. Beh, oddio. In realtà è forte. Poi dipende che avversario ti capiti. No, più che altro è perché, secondo me, perché lo portano i youtuber grossi. Guarda, lo dico tranquillamente. Sì. Cioè. Io lo so, noi non ci preoccupiamo di cose come stanno. Cioè, Atrix portano sempre sti mazzi così, ma non van bene. Cioè, non sono competitivi e non girano. Perché se si inchioda, si inchioda. Cioè, il nostro ha sempre. Cioè. Hai visto? Non è neanche top tier. Sintonia mentale. Allora, parliamo un po' della prossima espansione. Va bene? Intanto che aspettiamo. Sì. Allora, della prossima espansione ci sono fondamentalmente Pokémon nuovi arrivati molti. Sono 8 nuovi arrivati, mi sembra. Ma soprattutto io starei attento alle trainer. Perché le trainer, ci sono delle trainer che sono fuori di testa. Tipo, la Prejo Ball ti fa prendere un Pokémon GX dal mazzo. Solo GX, non ha GX. GX mi sembra. E te lo fa mettere in mano. Vado un attimo indietro in quinta, arrivo. Poi il Timbo Reset. Il Timbo Reset fortissimo. Io ho giocato tantissimo nel pre-release. È fortissimo. Perché giocando con 4 carte premio, tu rimischi la mano del tuo avversario nel mazzo e gli fai pescare carte quanto che tu. Comunque le metteremo puppare fuori allora, se ne parliamo. Io intanto uso l'abilità. Vabbè, sappiamo che sa pescherà. Intanto il nostro Trambic va nell'aria perduta. Intanto ti prepari un Trambic. Poi dopo io farei Rete Bull. Ti metti un Trambic indietro. Scusa, un Trambic, un di quelli. Un Pip. Sì, sì, esatto. Poi, io mi sa che nel giro non uso Mixer per l'uto. No, usi Camilla, non ti conviene. Camilla, senza usare il Mixer perché per l'uto. Perché tu devi averlo nel mazzo in mano. Buono, non ti è venuto male. Va bene. Quindi fai comunicazione. Via te. Te, via. Esatto. O ti prendi. O i Morgue o Giraci. Giraci, così cicli il mazzo per dopo. Il problema è che non posso ritirare qua. Non fa niente, ti andrà via. Tanto è la barella per adesso. No, non è la barella perché no, non è fast rotation. Vabbè. Prendiamo un Giraci per il momento. Sì, e giochi. Poi, lui. Un altro Trambic. Sapevamo sempre che carta va in mano. Ma è sempre più mettere un'area perduta. E mettiamo giù un po'. Ok. No, perché ho segnato l'energia Hoppip? Vabbè. Ti sei sbagliato, sì. Dovevi segnare quello di prima, sì. Scambiarlo. Vabbè. E mettere un Giraci. Noi in questo momento già con un NG Elba infliggiamo 40 danni. Che comunque è buono. Anzi, molti di più.
un GX. Quindi... accettate che la Pageable fa mettere un GX. Non un GX agli un GX qualsiasi, sia agli che non. Bene. Poi, altre carte? Poi altre carte carine. Ah, il forno. Che va sì. a potenziare il Rash e Charizard in maniera incredibile. Forno sì, ti fa, sì. ti fa scaltare una carta dalla mano e ti fa prendere due energie fuoco. L'ha girato male? Un po' sì, come la pietra piridica, però farà metà. È uno stadio però. Quindi lo può fare tutto l'avversario. Se non ve lo rimuovono. La puoi. Carta forte che se è uno strumento che ti va addirittura adesso a prendere il stadio, tirando testa o croce. Ah sì, adesso non mi ricordo il nome, cioè, ce l'abbiamo comunque di là. Sì. Ho capito qua intendi comunque. Metti il giraccio in nazionale. Ah sì. E soprattutto il il Poké Fanatico mi sembra si chiami. Quello vestito da sopra. Sì. Che ti fa prendere 3 Pokémon che hanno costo di ritirata 4. Ci sono tantissime adesso. Cioè, Reshiram, Charizard, Snorlax e Eevee hanno tutti 4. E anche aiuto lo puoi giocare in combo con la carta prima che è tecnica di Surge. Così puoi giocare. Surge, sì. Puoi fare più. Ecco il nostro Jumpuff. Ecco, il primo c'è. Devo prendere. Oh, bella. Spero di pescare uno skateboard. Ma no, puoi anche lasciarlo lì, fartelo morire, vai a 4 e poi porta la sua abilità. Ah, è vero. Anche. No, devi riuscire però a avere 4 premi tu. Bella. Lo schermo l'hai pescato. No, io faccio l'ultimo. Sì. Mi interessa, guarda, inizia già a rimetterci i Pokémon. Sì, ma dai, recupera. Hai scherzato, ho scherzato di farti partire io. Per no, vai, ci sta. È da un po' che non ci gioco. È vero, eh? Con questo, perché lo sto testando, ricambiando, vedere... Scusate, stavo leggendo l'effetto di... Cosa? Di Zari, di Formosa e... Puoi lasciare anche lì, eh? No, perché? Tanto al prossimo turno non è un altro punto. Di Jumpuff. Ah, vai, vai. Cioè, io in questo momento, scusa, gli faccio... 80 danni. Niente. Sì. Io aspetterei così. Cioè, o massimo metti lui, che tanto ce l'hai già un altro in mano. Vabbè, per il momento forse la zona finente. Io di solito Giracci me lo faccio anche ammazzare, perché tanto Giracci te devi alla fine ti serve per motore. Quindi tanto ne hai due e non giocherai mai due in campo. Comunque, perché sennò ti blocchi. E tre turni hanno giocato tre camigo. Sì sì, anche noi siamo forti così. E noi ne giochiamo 4 e 4 mi sembra, adesso sto vedendo. Ok, questa aveva il mosso in qualche modo. Ma se Giracci inizia a mettere dentro Jumpuff. Spero di pescare un mixer per Ludo. Va bene. Io metto in campo Jumpuff. Perfetto. Passerà la fornea, metto un altro Jumpuff. Scusami. E ok. Assegniamo un'energia. Ah, lui esatto. Effetto Morgan, puoi fare. Yes, raduno colossale, così coccoloso, colossale. Coccoloso, perché ho detto? Perché il, ce n'è un altro che si chiama colossale. Rimetti cosa? Quello? Il Mimolga. Prendiamo un Wotrambic per fare più danni in questo turno. Esatto. Perché noi in questo momento abbiamo C4 10. Non glielo butto giù. Siamo 120. Però prendendo Trambic al prossimo turno gliene ammazziamo un altro. Cioè glielo ammazziamo. Sì sì, vediamo. Non so. Dobbiamo imparare. Trambic. Vai. Magari scaltiamo anche una carta. Vabbè, insinuo non ci interessa, devo pischi. E va bene. Possiamo iniziare. Mancia perduta. 140. Con un'energia. Così poco. Perché così poco? 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120. 140. Mi è andato male allora? No. A te. Io no, è andato bene. Prima è che lui ci darà solo due premi. Bene. Così poi lei farà 130. Ok, ho usato Malpi, metterà in Sinero. Che esce fuori rotation. Mette giù in Sinero. Sai come Zorok. È che noi stiamo affrontando per conto un mazzo che... roterà, quindi cioè non abbiamo tutte le carte sì, utili, quindi è normale secondo me. Che si fa? Che ho energia speciale assegnata al Pokémon tipo 0 sacro, vabbè.
È forte lui, abbiamo capito che è. Cioè, quello è il problema, che noi abbiamo tutto posto. Boh, questo è forte. Fai quello lì. Questa è una pescata forte. Nella speranza di pescare qualcosa di ancora più forte. Una Camilla, ne giochi in 4x, vuoi che proprio non la peschi? Va bene. No, diventa ancora più grosso. Va bene. Due, lo metto giù. Sono? 180. 200. Spera che ti va giù. Prima che mi va giù, sì, però se pesco un'energia posso... È che ogni tanto in questa versione si inchioda, non riesco a trovare... No, non è sia inchiodata, che lui ha avuto un culo nella madonna, più che altro. Va bene, dovevo sparare di pescare un'energia... Posso preparare attacco GX in breve? No, no. O per fare attacco GX, oppure per fare direttamente... Anche, sì, attacco GX. Va benissimo, va benissimo. Va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Peccato. Avrei preferito pescare prima. Poi l'effetto coccoloso non può farlo. Tanto non ti serve niente, puoi andare via con Mew. È brutta in mano. Vabbè. Intanto noi prendiamo due premi. Giusto? Sì. Perché purtroppo c'è il fatto del mercato nero. Questo poteva venire un po' prima. Scusate, non no, l'avevano tutti nei premi. Cioè, il motore della nostra mazza tutti nei premi. Non volevo offendervi. Che cacchio però, In teoria non dovrebbe one-shotarmi. È difficile che mi one-shotti. La vedo un po' dura. Però vedere tutti quelli nei premi è stato bruttissimo. Sì, molto brutto. Cioè, è proprio brutto, eh. Cioè, tutte le carte che ho fatto... Vedete che anche Camilla e tutte le altre per pescare? Al prossimo turno mi partiamo bene, perché uso Helm, prendo... I due piccoli se sono arrivati, perché sono 4 e 4. Sì, prendo un Skipum e due piccolini. Perché vedo queste cagate giocate? Ok. E tanto finché lui non fa caramello rare e evolve lui, fa fatica. Ha fatto per togliersi che altra la mano. Vedi. Cioè, 4 cammine su 4, signori, senza per... Continua a pescarla, sai, veramente. Ah, vuol dire che se fa un po' si blocca. Dopo fa fatica a riprenderci. Ah, prende la Incineroar. Sì, sì. Prende Incineroar. C'ha cura la camera in mano. Ah, Naganaga, così fa l'effetto di... Evolve, si prende più energia. Belle quelle Nagami, sono anche da mazzo, penso. Mi sembra, vero? Non penso. Sì, sì. Faccio vedere dopo. Se segna energia, Ultra Ball ne prende un'altra, 6 volte. Va bene, mi dà detto che prende un'altra da Granagra. Quindi sì. Sono 1, 30, sono 30, 60, 90, 100, 120, 150. Io non ho capito una cosa della sua mossa supersonica. Di mettere la banda scelta sopra lei invece che... Ah, perché ce l'ha già. Ah, 210, non avevo contato la banda scelta. Ah, perdi così dopo? No. Lo ritiri? Certo. L'energia? Ah, gliela puoi mettere... A lui, lui. No, perché? Ah, no, dopo... Dopo non posso ritirare. È vero, è vero. Ah, è vero, non hai ragione. Metti Molga. Lo fai morire miseramente. Allora, sì, mia lui. Dentro, vai. Il problema è che io ho Jumpuff qui. Numbers puoi averlo anche in mano, mi sembra. Sì. No. In teoria c'è un altro del mazzo, ne ho presi due. In teoria sì, dovevamo vedere, non ci ho guardato. Va bene. Ma sei forte. Scusa per il top deck. Abbiamo giocato Livia. Avrà un Guzman sicuro. Non può, abbiamo giocato Livia. No, è vero, per anche se avesse Guzman. No, quelli di doppia chiappa, no, non gioca sto mazzo, non mi ricordo. Ah, io devo fare... Cioè, abbiamo un riprendere i Pokémon dal cimitero nuovo, perché Varella l'abbiamo tolto. No, Varella non c'è nella prossima rotazione.
cattiveria proprio, eh. Funghetto atomico. Questo è quello che muore, è perso. Oh, sì, non... 20, 40, 60, 80, 100, 120, sì, ce la facciamo. Però dopo mi muoio, tra l'altro. Non è che cambi molto. Sì, sì, esatto, ciao. Non so, non c'è neanche il mazzo, mi metto a ridere. Niente, ci dovrebbe essere. C'è un 34. Cosa buona almeno. In teoria dovrebbe one shotarsi. Il problema è che lui poi basta li metti dentro lui e muoio. Però. Cioè 280 con un po' con un'energia. Non fa schifo, non fa buon effetto. Beh, abbiamo fatto vedere comunque la potenza. Sì, sì, però il problema è che. È che avevamo tutte le strine. È che il problema è che il nostro è tutto post rotazione, lui no. Sì. Lui ha... questo non ce l'avrà. Questo non ce l'avrà. La banda scelta non ce l'avrà. La banda scelta non ce l'avrà. Ne ha di carte che non ha. Perfetto, si rimette, si rimette. È inutile che fai tutta questa roba, 60, 70 di vita. Cazzo, sì, fai? La gente quando sa di aver vinto continua a esagerare. Pensa di prendere più punti, capito? Nelle scale sfide. Ti fanno perdere tempo così. Sei forte, cioè hai visto 4, vabbè. Che poi alla fine mi ha fatto lo stesso danno di prima. Vabbè, ci sta ogni tanto che perde. Non l'ha mancava perso in video. Mi fanno un altro o basta così? Vuoi fare un'altra veloce e vedere se... Sì, dai, vai. Tutti così? Tutti no, ditemelo perché... Vedi com'è? Tutti oscurità. Parti per primo. Mi inseguo il ganso da mano anche di me. Parti per primo così puoi evolvere prima i Pokémon. Ma ricordati. Vai questa mano. Era ironico, penso. No. Questa bella. Piace? Ah sì sì. Ho visto adesso. Sì, non è bruttissimo. C'è stato in bed. No! Ancora meglio. Lo stesso? Sì. Mirror match, dici. Oddio, vediamo. No, però non, con l'oscurità cosa gioca, scusa? Sì, piccolino, devi prendere, pochino. No. Ma abbiamo vinto! Grandissimi, questa la teniamo, Questa la mettiamo. Vabbè. Noi vi salutiamo dicendo questo. Questo? Questo, perché sì, ci sta ogni tanto. Perché sai, dato che abbiamo i bimbi buoni. Visto che i bambini sono simpatici, giravo dal lato, forse li vedono meglio. Esatto. No, così, right, dico. Che vedono quanto è spesso. Noi vi salutiamo, vi possiamo dire al prossimo, a un prossimo video. Adesso mi reggono il codice nel fascio degli occhi. L'ultima è andata. Parte sti scherzi. Diteci una cosa, se dentro al box questo qui di serie Sole Luna boost evoluzione delle espansioni Sole Luna, il set di gioco, ok, se ci sono o meno i 4 booster, perché io ho detto non ci sono, perché sennò non ti darebbero il codice dentro per la busta. Però, per sicurezza, fateci lo sapere. Per me ti danno solo la carta promo. Sì. Perché siamo nuovi. Esatto. Le cose. Noi vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo Professor Light. Che i mazzi li studio tutti io da noi. Ah, comunque, veniamo a fare uno spoiler. Su Spada e Scudo. La professoressa non è Flora. Sono io. Sono io. Vedi come sono sexy, vedi? No, non ti ragazzi.